Ed eccoci arrivati. Ragazzi, finalmente al Museo della Scienza. La struttura comunque è qualcosa di spettacolare. Fuori è davvero una vista bellissima. C'è anche per passeggiare, penso che dopo lo faremo. E niente, adesso ci godiamo un po' al museo. Ma l'hai distrutto! No! Adesso si rifà, si rifà. Ok, eccolo, eccolo. Ragazzi, per tutti gli appassionati, abbiamo una PS2 e uno dei primi Mac, forse il primo. Cosa c'è? Amica, no, le tue amiche. Basta zitto. Sto piccolo coso. Mi fai la fatta all'occhio. Ci sono anche dei cuori. Un posto romantico. Dei cuori? Che belle. Però sono pungenti queste. Io penso che una delle cose più fighe siano queste navicelle spaziali. Adesso vabbè, per il termine non l'avrò detto bene, però che bello. Wow. Sono enormi, eh? E qui sono raffigurate direttamente nello spazio. Bello. In questa cosa qua che sta facendo lei, praticamente si vedono delle foto delle astronavi spaziali in generale, insomma, viste tipo così all'interno, ok? Però sono tipo in 4D, cioè tu vedi tutto un sacco scaglionato, cioè riesci a vedere un sacco bene la profondità degli oggetti, ed è una figata assurda, meritano davvero tanto. Possiamo anche vedere una tuta spaziale indossata. Che figata qui, ancora il tuo mucchietto. E la birra. E lui si colora, visto che va più in alto. Quindi basta fare ombra. E lui ti ridisegna la topografia del territorio. Molto carino. Un boschetto piccolino con dei rumori molto carino, però sembra di essere tipo bosco. Mi piace. Eccoci, siamo di fianco al mercato centrale, quindi è qua. Molto adesso, bella la zona. E adesso andiamo a vedere dentro com'è. Molto buono. Io direi che prima cosa da fare è trovare un buon prosciutto da assaggiare, perché io l'ho provato quando sono andato a Barcellona, un buon prosciutto ma davvero buono, e stessa cosa vorrei che provasse anche lei, quindi
Adesso la missione è cercare un buon prosciutto, poi vediamo. We would like two of these. Non è primo temperatura. Sei buste? Ragazzi, è tutto unto, anche questo è unto. Occhio che è unto. Cioè, guardate le mie mani. Mamma mia. Sembra prosciutto crudo, però vabbè. In teoria è pata negra. Allora, per ben 4 euro a testa abbiamo preso questo prosciutto che, vabbè. È un poco più dolce di un San Daniele 24 mesi. Ah, buono è buono di per sé, oggettivamente è buono, però... A parte che sta unto, cioè anche appena lo metti in bocca è davvero troppo unto, a me non mi fa quello impazzire. Quello è giusto, perché più il prosciutto costa e più comunque è unto il prosciutto, ok? Sì, il ma prosciutto... per me è troppo. Però vabbè, comunque... Questo non neanche tanto in realtà, è abbastanza asciutto ancora. No, però è dolce. È buono, alla fine però mi sembra un po' un prosciutto crudo di qualità. Quello che penso io è che tipo venire qua al mercato centrale per trovare del buon prosciutto non è proprio la maniera migliore. Allora, scusa. Io non lo voglio. Only one of this? One? Yeah. Sentiamo se questo è migliore o no. Ci siamo? Più secco rispetto all'altro, un po' meno dolce, però apprezzo molto il taglio che è un po' più grossolano, un po' più spesso, è anche molto morbido. Taglio spesso, ma il prosciutto è morbido, quindi molto molto buono. E poi ragazzi qui ce n'è un botto di voglio più. Voglio assaggiare allora. No, voglio assaggiare. No, ti ho fatto anche risparmiare, adesso voglio assaggiare. Costosa ma buona. Sei più secco, meno dolce. Vedi che va a confermare tutto? Anche meno unto. Sì, non è male, però a me piace anche la roba dolce. Quindi anche però questo rispetto all'altro secondo me è più buono. Forse un po' più di qualità, sì. Si sente che è un po' più di... E costa anche meno. Però sono diversi come gusti comunque, non sono uguali. Beh ragazzi, che dire, è un po' turistico. Cioè, pensavo fosse più tipo mercato cose contadino, esatto invece un po' cioè, ci sono anche bancarelle che vendono solo accessori, cose esatto. Di Valencia sì, non vabbè, però dai, secondo me però qualcosina si trova esatto, bisogna guardarci bene secondo me. Adesso vi facciamo comunque vedere un pochino noi anche quello che riusciamo a vedere. Posso dire magari... una cosa? No, vabbè. Che avevo letto su internet, nei commenti, su Google Maps, che alcune, tipo i primi banchi, sono super turistici, invece se vai un po' più in fondo, tra virgolette, proprio quelli artigianali, quindi vediamo se è così davvero o no. Che poi c'è anche un bell'odore di pesce, però ci sta, è così che deve essere il mercato alla fine. Thank you. No, no, no. Allora, 5,10€. Un 5 pezzetto. Euro? Sì, 5,10€. Una tortilla di patate. Partiamo da questo che non mi ricordo come si chiama. Però forse la mia ragazza, dato che è argentina, dovrebbe saperlo. Pizza all'argentina. Sì. Forse le empanadas? Forse. Forse le empanadas. Però sarà di verdure, secondo me. Questo, ragazzi, è il loro erbazzone. Sì, praticamente... Un pasto identico all'erbazzone? Perché, almeno, quello che so io è che l'empanadas è la stessa forma, quella che sta mandando lui, però con la carne. E qui costa un fottio, tipo 6 euro netto lo 2. Però vabbè, lasciamo stare questa parentesi, che è un po' ridicola, però vabbè. Non so perché qua in Spagna va un sacco queste empanadas di verdure e costano anche molto meno rispetto a quelle di carne. Però vabbè, comunque sono buone lo stesso. È un pochino diverso dall'erbazzone, un po' più colloso, però è buono. Intanto vi dico due cose su questo posto, che ho capito stanno qua. Uno è fatto ad hoc per i turisti, anche perché alla fine la gente del posto viene qua a prendere due cose.
la carne come se fosse una macelleria e il pesce, che sono le cose che uno può preparare in casa, okay? Quindi per forza praticamente devi essere del posto. Ma è la melma. Secondo round. C'è una tanta pezzetta di pane. Allora, seconda cosa, abbiamo questa tortiglia di patate, ok, che è quella che ci danno al mattino. In hotel, che è buonissima. Hotel, esatto. È più buona o no? Si sentono di più le patate. Allora, la tortiglia di patate è una frittata con dentro delle patate, molto semplice. Però è un buon piatto in realtà. È più saporita? Si sente il sale, le patate, è amalgamata bene, a me piace molto sinceramente. Però devo dire che è molto buona. Peccato che mi fa male, sennò l'avrei tutta mangiata. Devo dire che anche il pane che ci ha messo è davvero buono. Così, volevo dirlo per specificare. A me, come gusto, le patate così non mi fanno impazzire, se devo essere sincero. Perché è un po' pastosa così. Cioè preferirei qualcosa di un po' più unto. Un po' più... Una frittata. In conclusione, non è male. È uno spuntino tipico, diciamo. Bella come esperienza, alla fine vieni qua, ti guardi un po' attorno, non è male. È piena di tutte cose molto carine, molto tipiche, però fin troppo. Cioè, quasi troppo da turista. Cioè, se siete qua, un giretto fatecelo. Vi dico solo che è un po' un forno in estate, però vabbè. Ettore ha ragione, molto da turista, ma comunque almeno una volta bisogna venirci.